entrare nel merito della carriera solistica di Steve Hackett, concentrandomi, perché sarebbe troppo lungo parlare di tutto, sull'ultimo periodo. Perché da alcuni anni a fianco di Steve c'è una signora meravigliosa che è lì, Mrs. Jo Hackett, e io personalmente un pezzo di un applauso. Perché Jo è stato un punto di svolta nella carriera di Steve. Steve ha vissuto numerose fasi dal punto di vista solistico, ha avuto anche un certo successo, perché nei primi anni 80 il suo The Factor andò al numero 9 in Inghilterra, che voglio dire è una cifra che conta. Poi ha avuto varie fasi nella sua carriera solistica, ma diciamo ecco, nel momento in cui ha messo assieme l'unione con questa donna straordinaria, così dolce, che gli dà, ma allo stesso tempo che sembra così fragile, ma che poi invece gli dà tanta forza, ha unito una creatività improvvisamente schizzata di nuovo alle stelle, e si è messo addirittura a lavorare insieme a Jo. Hanno scritto moltissime canzoni insieme e lui mi ha raccontato che, contrariamente a quello che si può pensare, che magari tutti pensano vabbè, Jo scriverà delle parole eccetera, invece no, partecipa anche alla musica, magari pur non essendo una musicista fa un breve pezzettino musicale, glielo mima con la bocca e lui lo riproduce, e lavorano insieme ai testi continuamente. Oggi eravamo in macchina, siamo andati a Ercolano, durante il viaggio Steve al mio fianco, lo vedevo che apriva il suo quadernetto e scriveva, prendeva appunti. Volevo appunto, scusatemi, mi sono un po' prolungato, però volevo farvi capire, in particolare ci tenevo alla figura di Jo, perché Jo è veramente un catalizzatore per Steve, che lo mantiene ancora così giovane. Volevo chiedergli quanto appunto è stata importante la presenza di Jo negli ultimi anni e quanto ha cambiato la sua musica. Well, this is it's a surprising question and a very moving one. È una domanda che mi sorprende e mi fa anche un po' commuovere. And it's very important, because I think that very often, you know, you imagine that someone just arrives fully formed on this earth. It's not like that. Jo has been absolutely wonderful. She waited for many years before we could be together full time, and we write together. We travel together, we love together, we do everything imaginable, and she has been an extraordinary source of inspiration. And often when we're very tired doing things, I apologize to her and I say to her, you know, oh, I'm sorry, you know, I brought you all this way, we've had no sleep for days, you know, and she says, no, that's what I want to do. It really is incredible, and she's an extraordinary woman. Allora Steve ha detto che Jo, insomma, l'ha aspettato, poi hanno iniziato a lavorare assieme, a scrivere canzoni assieme, a vivere assieme, a viaggiare assieme. Adesso per lui è una grandissima fonte di ispirazione. Molto spesso, visti, diciamo, gli impegni che lui ha, deve pazientemente aspettarlo e andare, diciamo, dietro le sue cose, ma lo fa con grande amore, con grande pazienza, e questo per lui è molto importante. Gli ha restituito appunto quella creatività, come diceva Mario, che negli ultimi dischi ha messo. And I wish every man, yes. Every man on earth could have the experience that I've had with Jo, which is someone, you know, who is completely at one with you, and not just behind you, but in front of you, and often ahead of you. She's often ahead of me with things. I often feel as though I'm the child in the partnership, even though I'm older. I'm always amazed at her perception and commitment and many other things, so I could write a book about Jo. And you know, ha detto che ovviamente lui, diciamo, nella coppia sembra lui il bambino nonostante sia lui il più anziano, e la ringrazia per il commitment, per l'impegno, e dice ogni uomo dovrebbe avere una compagna come Jo accanto, e lui dovrebbe, forse sta pensando di scrivere un libro su questa relazione. By the way, talking about book, yes.
You know that Mike Rutherford some years ago released his autobiography. Yes. Yes. And now the Field One is going to be released soon. Yeah. What about you? I'm working on it. Oh, and really? Doing so much music that it's often very difficult to find the time to finish it. It's what you prioritize, but I'm working on it and something interesting is I think it's a very interesting process going back and looking at the past and having an overview of it. It looks very different now at my age than the past was when I was growing up and experiencing it. You know, you have time to digest all of these things, like thoughts about my family and my extraordinary father who passed on some years ago, who was a very sweet, very brilliant man who had many, many skills. And I realized that I could have done all sorts of things. I could have become a professional footballer because he was brilliant at that, or cricketer, and many other things that he had, skills that he had. And I was very lucky to be born at the time I was with the family that I had, and you would almost believe that fate was at work, creating all of these conditions to make up what you see today. E gli ho chiesto se, visto che è stata pubblicata qualche anno fa la biografia di Mike Rutherford e adesso sta per uscire quella di Phil Collins, se anche lui ha intenzione di pubblicare qualcosa. Ha risposto che sta scrivendo, anche se il processo non è dei più veloci, e ha detto anche che è molto interessante adesso ricostruire un po' il passato che è stato digerito, usato questo termine, insomma, dopo tanti anni, e quindi vederlo da una prospettiva diversa. E nel fare questo lavoro sta riapprezzando anche il contributo della famiglia, e ha citato anche il padre che lo ha supportato nei primi anni della vita, mettendolo in condizione di scegliere il suo percorso professionale. Avrebbe potuto fare tante cose e alla fine ha scelto di fare il musicista. Grazie.